Salve a tutti ragazzi, eccoci qua, ritrovati in questo nuovissimo video della carriera allenatore insieme al Magico Cagliari. Allora, siamo in un punto un po' critico della stagione, siamo a marzo, la valutazione della fiducia della società è un po' bassa, 65 per degli errori miei. Nello scorso video abbiamo passato il turno in Europa League contro il Braga con un easy pareggio, abbiamo vinto contro l'Udinese e abbiamo pareggiato contro il Bologna 1-1. Questo episodio sarà molto difficile perché dobbiamo fare andata e ritorno degli ottavi di Europa League contro l'Olympique Lyon, che non è proprio una partita semplice e semplice, e di mezzo c'è anche il campionato con la SPAL. Detto ciò, io ovviamente vi chiedo lascia un like, di schiarpane se l'avete fatto, Facebook, Instagram, come sempre ce l'avete qua sotto in descrizione. Ovviamente, beh, mi sembra anche il minimo che giocheremo con questa formazione, che sono i titolarissimi in Europa League, sia l'andata che il ritorno, non me ne frega veramente nulla. E ovviamente, un'altra cosa scontatissima: contro la SPAL giocheranno tutti gli altri, ovvio. Prima partita di oggi, Cagliari Olympic Lione. Poi ho visto che questa settimana vi è piaciuta particolarmente tanto per quanto riguarda il video di venerdì, il video di Fortnite. Sono tornato dopo quasi un anno e mezzo, 2 anni che non portavo Fortnite nel mio canale. Ovviamente le visual sono un po' basse ultimamente, però like li avete sfondati, cioè c'è un rapporto visual-like mostruoso ultimamente, cioè vuol dire che anche se le visual sono poche, le persone che lo stanno guardando, cioè piace molto, quindi ci sta un botto. E vi avviso che il video di mercoledì che avete... E che cazzo, dopo 3 tiri per forza deve mettere 1-0. E vi stavo dicendo, il video che uscirà mercoledì è su Fortnite e non potete perdervelo perché è uno dei video più belli che io abbia mai registrato. E comunque, 1-0. Bravo Ozlek, vattene in contropiede Ozlek. Tornami indietro, l'hai visto? Rog, devi svegliarti un po' di più, va bene lo stesso Nandez. Che ultimamente si è svegliato Nandez, eh. Bella punizione. Ho guadagnato una bella punizione. Non so il motivo, però l'ho guadagnata. No, vabbè. È riuscito a pararmi anche questa. Bravissimo, Cragno. Cioè, questo qui si è portato a spasso Traoré e Nainggolan per tutto il campo. Poi ha crossato. Gol 1-1. Ballo tutto da solo, dove cazzo l'ha piazzata all'incrocio? 2-1. Ancora Cragno. Ottimo, sto cazzo di bel passaggio di Özil. 3-1. Io la posso anche considerare chiusa. Ogni tanto Özil di sinistro riesce a segnare. E ho fatto anche il primo cambio, ho tolto Özil, autore di un gol e di un assist, quindi bellissima prestazione. Ed entra Almada. Ok, siamo al 76esimo, ha tolto Balerog, entrano Anguanson e Gravenberch. Gravenberch ci sta al 90esimo per sprecare tempo, più anche un angolo, va bene. Allora, con questa vittoria il 50% della qualificazione ce la siamo conquistati. Ok, abbiamo subito un gol in casa, che può essere una cosa positiva o una cosa negativa, però ieri abbiamo fatti 3. È tanta roba. Allora, ok. Perfetto, Over ufficialmente andato in prestito per il prossimo anno. Ovviamente Almada chiede di giocare, ma era anche scontato. La SPAL sta esattamente 15esima e noi siamo decimi. Anche questa è una partita importante per noi. Cioè, siamo lì, non possiamo. Vabbè, stiamo già perdendo troppi punti dalla quarta posizione. Però, concentrati, cambiamo praticamente tutto. Quindi Bushiri, Pisacane, Payak, over, non ne ho altri. Togliamo Nainggolan, si mette Oliva, Rog per Gravenberch, Farago, Almada anche se è stanchino, Anguanson e ovviamente Galliano. Io mi porto in panca anche un Kirill Despotov al posto di Traoré, ok, e anche un Gaetanino al posto di Zilchenko, tanto non lo userò mai, e un Ulis al posto di Demiral, ma frega proprio niente, non ce ne devono essere titolari, meno ne uso e meglio è.
Diamo il via anche alla seconda partita, in trasferta siamo a Ferrara, Spal, Cagliari, abbiamo un Galliano che forse in campionato non ha mai esordito, perché quando lo facevo giocare a Despoto, l'ultima partita, e non mi ha ancora segnato. Ho giocato qualche sprazzo di partita in Europa League, quello devo ammetterlo, sì. Lì già ho giochicchiato, però do fiducia a tutti perché mi serve il cambio per la Coppa UEFA, è molto più importante. Però già che mi ha lanciato in questo. No, vabbè, Anne. Cioè, c'è Galliano solo e la Dea Dalmadà. Paloschi solo contro Kran. Miglia che tiro. Andiamoci una sveglia. Ok. Coppia. Gravenberch-Han. 1-1. Dopo 2 minuti. Sarà anche gol glitch. Però, bella azione. Non puoi lasciarlo solo. Non puoi lasciarlo solo. Porco Giuda. Sto cazzo di Paloschi. Raga, ancora la coppia Gravenberch-Han, però stavolta a porto del gol mi hanno preso un palo. Vai Luca, vai Luca. Come cazzo hai tirato? Minchia, ma che cazzo è? Cos'è la Spal? Allora, ho tolto Almada per il semplice motivo che mi serve anche in Europa League, ho tolto Galliano e ho messo Despotov e Ulisse. Quello di colore che mi avevate suggerito voi, l'ho comprato, bla bla bla, l'avevo provato anche in Europa League anche lui. Vediamo un po'. Bravo, Farago! Hai visto, Lise? Tiro! Manco così, manco così, oh. Bello! Ah no! Ah no! Bello questo buco, meno male che c'ho cranio. E ovviamente al 60esimo, sempre perché anche Anne comunque mi serve. Per l'Europa League ho messo il tatticissimo Oblak. Piccolino il calcio di rigore, dai. Io gli avrei dato anche il rosso, però. Parata, no, ok, dai, 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 sembrava parata. Si può ancora fare, si può ancora fare. Guardate il culo che c'ha sto coglione di Petagna. E vabbè, 2-2. Meglio di nulla. Mi sembra normale che io debba giocare la partita contro l'Olympique Lione, solamente ottavi di finale, dopo 2 giorni, una partita importante contro il Sassuolo. Mi sembra normale. Buh. Grazie FIFA. No, tranquillo, devo giocare uno scontro diretto contro il Sassuolo contro con i panchinari. Ma dimmi te. Vabbè, almeno qui abbiamo delle forze fresche. Tutti freschi, sì. Andiamo. Testa bassa e conquistiamoci i quarti di finale giocando tranquillamente. Abbiamo un vantaggio di 2 gol, siamo 3-1. Ci sta. Ottimo passaggio di Raja che. Ehi. Dai, Balo, sveglia un po'. Balo, mica svegliati anche tu, Nandez. Vai, Oblak. Torna indietro. Perfetto. Mica. Porco Giuda. Comunque sto pensando che Oblak d'ora in poi dovrà fare dei forti straordinari. Perché siamo in grossa emergenza di attaccanti. Me ne porterò sempre uno. Magari mi porto sempre Despotov. Ogni partita li faccio fare quei 10-15 minuti. Però Oblak non lo tolgo più. Vai Balo. Non andare avanti. Ok, Balo. C'è, Balo c'è. Traoré, ma che cazzo di tiro era? Da lì poi? Oh mio Dio. Comunque, ho fatto 3 cambi. Tolto Balo, tolto Ozil e tolto Traoré. Per mettere Anguanson, Almada e Over. Vi spiego il motivo. Balo l'ho tolto perché contro il Sassuolo lo voglio a tutti i costi. Ozil perché era fritto e Traoré idem perché lo voglio per il Sassuolo titolare. Bello Han, non ti può prendere Han, sei molto più veloce Han. Vai? Ok, chiusa, passati al 70esimo. Ciao ciao. Almadà di rovesciata. Tanta roba. Ci sta. Ieri abbiamo fatti 3 all'andata, 3 al ritorno e ci andiamo ai quarti di finale. E delle italiane siamo rimasti noi e il Milan. Eh sì. Ah, eh sì. Cioè, allora, mi hanno spostato la partita contro l'Empoli e non quella col Sassuolo?
Vabbè, io non ho parole, c'ho 2 settimane qui e fammi giocare qui l'Europa League. Vabbè, questa è sempre Coppa Italia, sì. Il Siviglia, ci sta. Vorrei vedere la rosa. La rosa è morta, raga. Cioè, io la difesa devo lasciare Traoré. Io tolgo solamente Zirchenko, vi avviso già, e lascio Payak. Nandez, Nainggolan. Rimangono anche così Balotelli e Oblak. Io cambierò Rog e Payak. Tutti gli altri giocheranno perché dato poi abbiamo 2 settimane di riposo. Peccato per quella contro la Spal, veramente, perché quella contro la Spal ci avrebbe svoltato la stagione, cioè 2 punti in più saremmo andati a 47, poi ci giocavamo lo scudetto contro il Sassuolo ed eravamo lì nuovamente, invece siamo a 9 punti dalla sesta posizione. Cioè è troppo, è troppo. Adesso non mi ricordo se vincendo l'Europa League si va in Champions. Non me lo ricordo questa storia. Vabbè, mi informerò un po' su Google e su internet per vedere un po' quello che mi diranno. E nulla, ci vediamo mercoledì con la carenatore e con Fortnite, ragazzi, alle 14. Mi raccomando, non perdetevi il video perché sarà veramente molto molto bello, ve lo assicuro, se ve lo dico io, vi potete fidare. E nulla, vi auguro un buon inizio di settimana. Tutti i link in descrizione. Forza Cagliari e ci vediamo mercoledì. Bella.